Ciao a tutti ragazzi, benvenuti o bentornati nel mio canale. Sono Daniele, molti di voi mi conosceranno, ha un po' di tempo che non facciamo video, credo saranno 6 mesi, anche a buona ragione, per chi mi segue su Instagram o comunque chi mi scrive sul canale Telegram sa benissimo che sono stato in impegno assoluto tutto quest'anno praticamente a scalare alcune delle nostre attività. Se non mi conosci, mi occupo principalmente di e-commerce nel ramo dropshipping su eBay, Amazon, Facebook e quant'altro, altri marketplace, ma anche di fulfillment, orders per i dropshipper e anche di un altro tipo di business, e poi ne parleremo nel canale più in là, flipping di gift card, ma non è il tema di questo video. Quindi sono stato impegnato con il mio team, le mie persone, le mie VA, i miei manager a scalare tutte le attività di cui ci occupiamo nell'ultimo anno con ottimi risultati, facendo praticamente un per 5 di quello che facevamo l'anno scorso, quindi non ho avuto molto tempo per YouTube. Ovviamente molti mi avete scritto chiedendomi di tornare, vi dico che ufficialmente torniamo. Ora un po' più di tempo, ho passato la fase di delegazione, ho tantissimi nuovi argomenti di cui parlare con voi, non solo il dropshipping eBay, ma anche a livello finanziario, anche a livello di altre attività, e quindi ci saranno molti contenuti nel canale. E oggi andremo a approfondire, tornando all'origine del canale, il dropshipping su eBay e come generare i tuoi primi 100.000 euro di vendite mensili su eBay. Non so se l'audio funziona, spero di sì, o non ho il microfono buono attaccato, non ho il Blue Yeti, ce l'ho qui ma non è attaccato alla camera, perché per chi mi segue su Instagram sa che io vivo in 3-4 paesi diversi, faccio un po' di tempo qua, un po' di tempo lì, ora mi trovo a Dubai. Starò qui per i prossimi mesi, poi tornerò a Varsavia dove sto altri mesi, principalmente in estate. Vabbè, farò un video dedicato all'argomento sul perché mi sposto, sui vantaggi di ogni singolo paese, però il fatto sta che ho dimenticato a Varsavia l'adattatore della camera per il computer, il Blue Yeti, il cavo del Blue Yeti e il pezzo dello stand che rientro qui che non posso utilizzare. Sto registrando con la camera appoggiata al microonde in questo momento, professionale, molto professionale. Mi attrezzerò con comprare altro materiale per i video nei prossimi giorni, visto che ora torniamo all'attivo su YouTube. Detto questo ragazzi, come raggiungere i 100.000 euro di volume mensile? Dobbiamo partire con una premessa. Se siete dropshipper su eBay, ok, che poi questo discorso possiamo applicare un po' a tutti i marketplace, eBay, Amazon, Facebook, più o meno a tutti quanti, tranne siti proprietari volgarmente chiamati Shopify, che poi Shopify vi dà solo la possibilità di costruire un sito proprietario. Lì è tutt'altra storia, ma se vendete in marketplace ci sono delle criticità e ci sono dei vantaggi e dei metodi ben precisi per scalare e arrivare a fare i tuoi primi 100.000 euro, dollari di vendite mensili tramite negozi. Prima di tutto bisogna capire che 100.000 mensili non sono pochi, ok? Sono 25.000 a settimana, sono 3.330 euro, dollari al giorno di vendite, quindi non sono pochi, con un margine salutare dovrebbero portarvi più o meno 30k di profitto, 20k, 30k, 15k in base alle vostre strategie, quindi non sono pochi e dobbiamo questo metterci in testa, visto che ormai si fanno passare soprattutto in Italia cifre altissime per cifre normali. Non sono cifre che ti cambiano, che non ti cambiano la vita, te la cambiano se parti da zero, ma non sono cifre irrealistiche, ma non sono nemmeno cifre basse che inizi domani e
la prossima settimana fai 100k al mese, ok? Questo dobbiamo chiarirlo e togliamo un po' la fuffa di torno. Per arrivare a queste cifre ci sono dei passaggi ben precisi, delle strategie ben specifiche che più o meno tutti quanti si va a utilizzare, e non puoi saltare, o comunque sono pochi quelli che per colpo di culo, per semplice causalità, sono riusciti a saltare questi step. Quindi quali sono questi step? Il primo, che c'è lo step principale, che è lo studio, che è quando inizi ad approcciarti a mondo, quindi quando ancora non stai vendendo, e lì le cifre più realistiche che andrai a fare sono i primi 2.000-3.000 euro al mese di vendite, e magari ti porti quei 500-600 euro in tasca, che poi non è nemmeno detto, perché se devi pagare software o comunque team o una VA o qualcos'altro non te li porti, ma ci sta, perché stai studiando, quello è il periodo esperienza che poi ti serve per partire. Io quando sono partito, io mi ricordo, ormai sono passati circa 6 anni, ok, quando ho iniziato con eBay, per fare la prima vendita ho iniziato a dicembre. Io sono partito totalmente da zero, ragazzi, non c'era nemmeno formazione allora, quindi è stato tutto in prova e vai a casualità. Comunque la prima vendita, vi ricordo, iniziando a metà dicembre, la feci a febbraio, feci 30 euro di profitto, per farvi capire il tempo di studio e test. Ovviamente se avessi avuto la formazione che c'è oggi ovunque sarebbe stato diverso. Quindi la prima fase è quella di studio e testare. Una volta capito il meccanismo, c'è la fase di scalabilità, e qui è dove andiamo a entrare in alcune criticità che io vedo ancora oggi in tantissime persone, studenti di lingua italiana nel mio gruppo, o in lingua inglese, per chi non lo sapesse, facciamo una mentorship in lingua inglese con più di 800 studenti, però non è una cosa che mi interessa in questo canale, a meno che non parliate inglese, cosa che è abbastanza difficile in Italia da quello che ho visto. Quindi quello che poi si vanno a bloccare la maggior parte delle persone è in fase di scalata, quindi magari si fanno i primi 3k a mese netti, fissi, 2k, e però poi si bloccano lì. E vedo che questo è un pattern che succede molto spesso, e si viene bloccati dalla paura, perché quello che è la differenza che poi si va a fare tra un imprenditore, o comunque tra una persona, un libero professionista, un venditore, chiamatelo come volete, di successo, che arriva a fare numeri più alti, ok? E una persona che rimane sempre nel corto raggio, fondamentalmente è la paura, possiamo racchiudere tutto questo nella paura: la paura di investire denaro, la paura di fare errori, la paura di crescere, perché andiamo a uscire dalla nostra comfort zone, dalla nostra area di comfort, e abbiamo tutti, okay, anche io ho paura a uscire dalla mia zona di comfort, è proprio qui che sta il punto: devi uscire per far passare la paura. Questo si applica a tutti i principi della vita, quindi è dove tutti quanti si vanno a bloccare, ed è il fatto di scalare. Perché si vanno a bloccare? Ora ragazzi, io è inutile starci a girare attorno, non è più nel 2018 si poteva prendere un negozio eBay, un negozio Amazon, che nel 2018 cosa c'era? Walmart stava iniziando, Facebook ancora non c'era, comunque si poteva prendere un negozio eBay, iniziare a fare dropshipping utilizzando un fornitore magari come Amazon o AliExpress, con un negozio solo. Io quando sono andato a regime allora, mi ricordo che con un negozio solo arrivavo a fare 2-3k di vendita al giorno con un negozio. Oggi questo non esiste quasi più, cioè ci possono essere un negozio o una determinata categoria che fa queste vendite, ma è molto difficile con un singolo negozio. Questo a causa della concorrenza, della saturazione, a causa della visibilità eBay crescente, della crisi economica, ci sono tante ragioni, ma questo non significa che non si può scalare. Il punto è che bisogna cambiare mentalità di scalata. Quindi per andare a scalare devi andare a aprire più account, più negozi. Ed è qua il blocco principale che io vedo dalle persone.
come si aprono più negozi, quanto costa, quanto tempo si impiega, ovviamente non è semplice. Io ho solo di eBay, che si va a parlare di circa 110-115 diversi negozi account, senza contare gli altri marketplace, ma non è una cosa che è stata fatta, e conosco tante persone che hanno anche più di 200, più grosse di me. Cioè, una persona, un ragazzo, non vado a dilungare, non è italiano comunque, ha 260 negozi, che fanno numeri, tanti numeri. Quindi si può, questo è il modo di scalare oggi, ed è il modo che ti dà anche più diversificazione del rischio, perché un altro problema principale, come sapete, sono le sospensioni eBay, le restrizioni momentanee. È tutto un fattore di cose che si può evitare solo aprendo più negozi. Quindi, se tu vuoi andare a generare 100.000 euro al mese, devi mettere in conto che se sei bravo e fai ottimi negozi, poi in base alla tua strategia, dovrai almeno gestire dai 2 ai 5 negozi diversi. eBay, ok? Su Walmart e altri marketplace, altra storia. Ora, qual è il problema di scalare più negozi? Io ho avuto molte persone che mi dicono, ancora oggi, io prima di scalare, di comprare il piano di negozi eBay, di comprare il piano del software maggiore, voglio fare le vendite, quindi voglio fare le vendite con 200-300 oggetti, e poi quando faccio abbastanza soldi da fare l'upgrade, investo questi soldi per fare gli upgrade di negozi e magari cercare altri account. Il problema, ragazzi, questo è un ragionamento inverso. Tu stai pensando nel modo opposto di quello che dovresti. Quello che dovresti pensare è: quanto mi serve mettere per poi fare un determinato ritorno di investimento? Cioè, queste persone, che voi che pensate così, che ragionate così, state praticamente facendo un ragionamento come fare soldi per poi avere un ritorno sull'investimento, ma è sbagliato il principio è come mettere soldi per avere un ritorno sull'investimento. Se io vado a investire nello stock market, non posso mettere 100 euro, 100 dollari e aspettare di farne altri 100 per poi investirne 200, cioè non funziona così. Vado a fare un piano di accumulo in base alla mia patrimonialità o altri fattori, e vado a inserire sempre più soldi, ok? Per avere un interesse composto e un accumulo sempre maggiore. E la stessa cosa si fa nel business, cioè non potete avere un ritorno dell'investimento senza investimento. Cioè, ma qua parliamo di basi, ragazzi, se voi pensate così dovreste lasciare stare il business, dovete lasciare stare i negozi, non dovreste vendere nulla e tornare a fare o continuare a fare gli impiegati, continuare a fare qualsiasi lavoro voi facciate, ma non investire in qualsiasi tipo di attività. Il ragionamento salutare, il ragionamento corretto è: quanti soldi devo investire per avere un determinato ritorno di investimento? Se io voglio fare 100.000 euro al mese di vendite, avere un netto di 30.000 al mese, di 30.000 euro al mese, quanti soldi mi servono per arrivare a questo obiettivo? Quindi vado a fare la lista, mi serve un investimento di 4.000 euro. Vado a fare gli upgrade di software, vado a comprare i negozi, vado a assumere 2-3 VA che mi aiutano, vado a fare tutto quello che mi serve e da lì vado a scalare. Non è io intanto inizio con un quarto di negozio e 4 oggetti, poi quando accumulo abbastanza, non funziona così. O comunque potrebbe funzionare così, ma avete bisogno di tanto tempo. E poi, ve lo dico da amico, oggi i software, le VA, l'inflazione ha aumentato tutti i prezzi generali, è difficile riuscire a fare profitto non avendo dei costi fissi alti. Questo significa che se voi avete un negozio eBay e volete fare profitto con 200-300 oggetti, non si può fare. Per chi ha visto i miei video passati, per chi mi segue, sa benissimo che per fare dropshipping su eBay e avere un minimo di speranza, bisogna andare in modalità massiva, bisogna andare a inserire tanti prodotti e andare a uccidere l'algoritmo di eBay
prendendoci forzatamente la visibilità. Poi abbiamo un modo di abbattere i costi fissi in diversi ambiti, per esempio con l'automazione degli ordini, con l'automazione del customer service, con l'automazione dei tracking number e quant'altro. Quindi questo è quello che dovete fare se voi volete andare a scalare il vostro business eBay, andare a investire, avere un ritorno sull'investimento sui software, sugli account e quant'altro. Poi ci sono gli altri che mi dicono: non riesco a creare account eBay. Per chi mi segue sempre sa che eBay è abbastanza aggressivo con le sospensioni, non solo se fai dropshipping, anche se vendi oggetti del tuo warehouse, oggetti di stock. eBay, come qualsiasi piattaforma, come per esempio per le ads Facebook business manager, è aggressivo con le sospensioni, anche eBay è aggressivo. Ora, ragazzi, io non è che voi potete trovare la pasta pronta su tutto. Creare account è difficile, non è facile. Proprio per questo non ne vale la pena a volte crearli, acquistateli. Io li acquisto, due persone dedicate solo alla ricerca degli account, oltre poi una fitta rete di conoscenze che ormai mi contattano per vendere account, e acquistiamo dai 50 ai 100 account annuali eBay. Questo in fase non scalata, in fase scalata si va molto più aggressivo, quindi potete trovare benissimo un account eBay funzionale, ok, da un privato oppure da un reseller. Ci sono servizi che rivendono, venditori privati che vendono account eBay pronti, addirittura vi possono dare Payoneer connesso, ok, a $400, $350, $500 in base al tipo di account, al retailer. Questi account in un mesetto o due mesetti possono iniziare a generare profitto. Ora, cosa fa una persona che vuole investire e crescere la sua attività eBay? Prende, o perlomeno quello che faccio io, quello che farei io al vostro posto, prendo un reseller, prima vedo che è affidabile, che è sicuro, ok? Quindi magari inizio con un account. Quando vedo che un account funziona, prendo 4.000, 5.000 euro, 3.000, 2.000 euro in base alla mia disponibilità di investimento e la mia portata a rischio. Gli dico: che prezzo mi fai per 4 account, per 10 account? Abbatto i prezzi e me li prendo in bulk. Ora, cosa cambia prendendoli tutti di una volta, oltre all'abbattimento del prezzo? Abbiamo anche il vantaggio di far rollare il nostro business molto più veloce, perché se io ho uno spread di tempo, una differenza di tempo tra quando mi avvio, quando mi prendo un negozio e quando lo avvio per avere il negozio pronto e avviarlo, questo io lo posso assottigliare, non posso assottigliare il tempo, ma posso aumentare la produttività nello stesso tempo. Quindi prendendo 5 negozi, 10 negozi in un mese invece di averne un attivo, ne avrò 10 attivi, e così posso scalare molto più velocemente. Questo è un altro delle cose che non vedo fare da voi, da tutti voi, sì, voi che mi state guardando, che siete in pochi, che applicate i principi di scalata, perché io vi conosco, vi vedo, vedo quello che fate. Io ho persone che da 3 anni, a 2 anni, io penso che il primo corso su eBay l'ho lanciato 2 anni fa, ho persone che entrano là e da 2 anni fanno fisse 3.000, 4.000, 5.000 euro di netto al mese e non scalano, e io non capisco perché, ragazzi. È una cosa semplicemente che non va, ok? Non dovete scalare solo per dire che il denaro mi bastano per vivere. Sì, questi sono argomenti poi finanziari in cui non entro in merito in questo video, magari faremo altri video dedicati, però non potete andare a mettere tutte le uova nello stesso paniere. Se avete 2 negozi, 3 negozi che fanno 4K al mese di netto, dovete creare molti più negozi anche di backup. Se qualcosa succede a questi negozi, rimarrete con il culo a terra. E questo, ragazzi, non si cambia. Io
inizialmente sono finito tante volte col culo a terra. Mi ricordo il primo anno dove finalmente sono riuscito a scalare, dopo 5 mesi eBay mi sospende l'account. Io allora non sapevo tutti i metodi di prevenzione account che ho spiegato nei miei corsi. Quando eBay mi ha sospeso, io sono rimasto col culo a terra. Da allora capii di aver bisogno di più negozi e ne aprii tre. L'anno dopo lavoravo con tre negozi, o quattro negozi, non ricordo, me hanno chiuso un altro. Con la differenza che avevo tre negozi, o quattro, che non ricordo, me hanno chiuso uno. Ho continuato a lavorare, ho avuto il tempo, non ho avuto la mancanza di liquido che ho avuto, sì, un decrease, una decrescita di soldi che entrano, ma non ho avuto uno stop. Che quanto ti stoppa, quando la cosa si stoppa totalmente, ragazzi, io non ve lo consiglio, è di una depressione unica. Io ricordo che era davvero, davvero sconfortevole. Poi ovviamente sta a voi se siete quelli che si arrendono, finiscono la cosa o continuate e sbattete la testa fino a quando la cosa non funziona. Bene ragazzi, io spero che questo video di ritorno vi abbia fatto piacere. Iscrivetevi al canale, facciamo crescere questo canale, non ricordo nemmeno quanti iscritti siamo ora, facciamolo crescere, arriveranno molti contenuti. Tra l'altro approfondiremo molti discorsi anche nello stock market, nella finanza personale, nelle altre attività che stiamo facendo e vi farò vedere in che modo sono passato da l'anno scorso eravamo 5 dipendenti, ora siamo, cioè avevo 5 dipendenti, eravamo 6 più 5, ora siamo me più altri 30 e vi farò vedere nel dettaglio come ho fatto questo percorso che non racchiude solo eBay, ma racchiude eBay, tanti altri marketplace, ma anche tante altre attività di cui non ho mai parlato nel canale perché erano in lavorazione e sono esplose in quest'anno. Quindi ragazzi, vi aspetto nei prossimi video. Ciao, alla prossima!